21 minuti live, 21 minuti per il miglioramento delle performance. Oggi con noi una persona straordinaria che insieme a un gruppo di pari ha organizzato qualcosa che sta iniziando a far parlare di sé, l'avvocato Andrea Chiamenti, consigliere di Buonasera presidenza a tutti. Del Movimento Meritocrazia d'Italia. Buonasera Andrea e benvenuto, grazie per il tuo tempo. Buonasera Roberto, grazie del vostro, della disponibilità che ci avete dato a condividere questo momento. Oltre ai miei entusiasti saluti a te e a tutti coloro che ci ascoltano, porto i saluti anche ovviamente del presidente del nostro movimento Meritocrazia d'Italia, Walter Mauriello, di tutto il Consiglio di Presidenza e di tutto il grande gruppo, fortunatamente sempre più grande, di Meritocrazia Italia. Allora, partiamo con una domanda, diciamo, di conoscenza. Raccontaci un po' chi sei e che cosa fai, e poi magari allarghiamo un po' il discorso a quello che di straordinario state creando. Allora, io sono un avvocato che si occupa di diritto societario e diritto d'impresa. Devo dire che ho avuto il privilegio di poterlo fare. Oggi il numero degli avvocati è estremamente ampio, quindi reputo una grande fortuna quella di aver potuto coltivare esattamente il settore che più mi stimolava. Lo trovo estremamente stimolante e forse questo mi ha anche consentito l'avvicinamento a ciò di cui parleremo oggi. Per il fatto che mi consente di affacciarmi in contesti più diversi, dandomi stimoli sempre nuovi, alimentando la mia curiosità che è incontenibile, vorace direi, e che non trova soddisfazione se non in un impegno frenetico. Sono un appassionato sportivo, sono un grande cultore, sempre di più nel tempo, del volontariato a cui mi dedico e che credo sia un paradigma di vita straordinario, forse l'attività con il miglior compenso che si possa avere. Assolutamente, sai, noi ci piace molto definire il tempo come la risorsa più democratica che abbiamo in natura, perché alla mezzanotte si azzera per tutti, a prescindere dal nostro reddito, le nostre competenze, e in realtà come impieghiamo il tempo che determina il nostro livello poi di ricchezza vero. E quello che dicevi tu va molto in questa direzione, così come quello che io dall'esterno ho notato del vostro movimento, e mi piace molto che magari lo racconti tu. Che cos'è Meritocrazia Italia, come è nato e in che modo sta evolvendo? Beh, mi piace di dipingere Meritocrazia Italia come un'iniziativa evidentemente folle. Le iniziative folli si connotano per il fatto di avere degli obiettivi del tutto straordinari e non preventivati. In realtà, gli obiettivi che si è posta nell'estate, direi, del 2018, per la prima volta, grazie alla coincidenza degli entusiasmi di una serie di amici, è stato uno sguardo verso un qualche cosa di ovvio, forse. La volontà di far riemergere il merito, la meritocrazia tramite la competenza e tutto ciò che porta con sé, in particolare l'equità sociale, il valore dell'equità sociale che è connesso ad uno spazio consentito a tutti di esprimersi per le attitudini e per le qualità che hanno. Da allora il movimento è evoluto in una maniera direi quasi inaspettata, se non fosse che gli entusiasmi erano grandi e che ci facevano sperare il meglio. I nostri numeri sono cresciuti, il contributo che auspicavamo massimamente da parte di competenze di ogni contesto, dai cosiddetti colletti bianchi agli imprenditori, il disoccupato, l'artigiano, l'addetto alla manifattura, ci ha consentito un apporto straordinario che sta creando e alimenta una sinergia di per sé estremamente produttiva, produttiva soprattutto da un punto di vista emotivo per quanti partecipano e che alimenta la prospettiva di un cambiamento culturale. Vogliamo pensare con un pizzico di ambizione, non dico ad essere i fautori assoluti, dovremmo fare della strada. Parlo di coloro che sono stati fondatori dell'iniziativa, ma quantomeno di impulso ad un cambiamento di mentalità, per poter dare un contributo importante da questo punto di vista. Io credo ce ne sia estremo bisogno e il movimento si prodiga quotidianamente da questo punto di vista. Devo dire che i nostri dialoghi vertono sui contesti più vari, con un approvvigionamento reciproco enorme e si sono tradotti in una ridda di lavori quotidiani, di
comunicati, di approfondimenti che invito tutti con un po' di orgoglio a consultare sulla nostra pagina web meritocrazia.italia.eu o sulle pagine Facebook e Instagram L'Italia che merita. Lì troverete in particolare un lavoro che, a cui ci siamo dedicati proprio in questa fase così critica per il nostro paese, che è il nostro progetto Italia, che è finalizzato a promuovere con quella che interpretiamo essere un'opportunità nella sventura del momento, una ripartenza su basi concrete, su basi qualitative, dove trovi veramente spazio la competenza e il merito di ognuno. Quello che dici in realtà mi piace molto e si aggancia a due principi fondamentali. Da un lato l'orientamento forte alle persone, nel riconoscimento delle persone in quanto proprio esseri umani. No, sai, noi come esseri umani dovremmo vivere di umanità. Per un gran parte del recente passato un po' ce lo siamo dimenticati. Invece, trovare un luogo di aggregazione, un gruppo di pari dove potersi contaminare a vicenda e aumentare quel livello di competenze, anche se esperienziali, magari non esplicite, ma può essere un buon modo per iniziare a fare pratica di flessibilità. Dall'altra parte, invece, quello che la pianificazione, no? Proprio di chi ha le idee chiare, che pianifica e riesce nel tempo a trasferire la sua visione anche più. La grande leadership, quella visionaria, si basa proprio sul trasferimento di questi valori alla base. Quanto più ampia è la base, più c'è un maggior riconoscimento, maggiore saranno le energie che il vertice avrà per fare delle cose. Che ne pensi? Assolutamente sì, devo dire tra l'altro che ci confrontiamo con il caratteraccio, se mi passi l'espressione, del nostro presidente, il quale ha una grande virtù, quella di unire una visione assolutamente determinista ad una pulizia di intenti straordinaria. Questo consente anche a quanti sarebbero scettici e vengono in qualche maniera dapprima invitati o forse addirittura affascinati a questo punto da un messaggio ad avvicinarsi, ad esprimere la propria voce. Noi amiamo dire che ciò che è centrale nella nostra visione in un mondo ormai profondamente condizionato dagli indici in qualunque contesto che diventano centrali, che amiamo dire che per noi è centrale il prodotto interno umano e non il prodotto interno lordo. Di lì a cascata ne nasce una visione che è solo ed esclusivamente inclusiva, che consente la scoperta quotidiana di capacità contributive anche dai soggetti che normalmente vengono identificati come gli ultimi, che in realtà sono delle risorse straordinarie. Abbiamo tentato di tracciare, ma la cosa ha preso il sopravvento nella sua spontaneità, una visione trasversale che accomuna orientamenti politici diversi, inclinazioni anche religiose diverse, in un confronto costante che per noi è soltanto ricchezza, ma non lo è per noi esclusivamente. Noi riusciamo a trarne, diciamo, nella crescita numerica un afflato che probabilmente nell'isolamento di qualcuno prima non c'era, e ribadisco, siamo estremamente orgogliosi di questo. Vorremmo poter allargare la nostra famiglia costantemente, ma mi pare che la cosa vada da sé. Quello che dicevamo anche prima che iniziassimo l'intervista, no? In realtà sono le persone che poi producono quegli indici che sono tanto acclamati e tanto osservati. In realtà i numeri di per sé danno solo un riferimento descrittivo, ma se non abbiamo la capacità di capire in che modo poter modificare, partendo dalle persone e dal coinvolgimento, mi piace sempre definire che la motivazione si basa su sentirsi utili. Pertanto, anche in termini di produttività e di indici, se le persone vengono escluse e non vengono incluse, sicuramente saranno molto meno produttive. E tutto quello che ne consegue, di fatto, trasferisce malessere in un contesto, specialmente in ambito lavorativo, dove noi passiamo al lavoro più della metà del tempo da svegli. Per cui riuscire ad impattare in quegli ambiti con il valore vero verso le persone sicuramente può essere un buon approccio verso anche la parte produttiva, la parte numerica, no? Che ne pensi? Assolutamente sì. Tra l'altro devo dire che ragionando per, se mi consenti l'immagine, cerchi concentrici,
Il nostro riferimento sicuro, quello in cui riusciamo normalmente ad esprimerci al meglio, è quello familiare, perché l'intimità ci consente la spontaneità. Il valore della comunità è un valore che nel tempo purtroppo si è perso. Non me ne sono chiari del tutto, se devo essere onesto, i motivi, semplicemente per il fatto che difficilmente si tende a perdere ciò che valga. Noi probabilmente nella frenesia del quotidiano e di un'evoluzione che è stata per molti versi interessante, ma che poi ci ha presentato il conto da tanti punti di vista, abbiamo perso di vista ciò che in realtà ci fa stare meglio. La riscoperta dell'essere parte di una comunità, della importanza di prendersi cura dell'altro, non solo ci valorizza come singoli soggetti, ci porta ad essere quotidianamente protagonisti, e l'esperienza di questo momento ci aiuta molto, secondo me, a rivalutare l'importanza del dialogo, della coesione. Esatto, a riconquistare proprio quei valori anche in termini di relazioni personali, familiari, che in realtà, presi dalla frenesia, avevamo completamente smarrito. Guarda, noi abbiamo impostato tutta la nostra visione in quest'ottica, perché anche la tutela dell'ambiente guarda in questa direzione, evidentemente. Nasce dalla collaborazione e dalla consapevolezza che il nostro contesto deve essere un contesto di qualità per tutti, e solo con un impegno collettivo si può raggiungere. Tanto vale per il mondo dell'impresa, dove l'importanza dell'imprenditore è pari a quella del dipendente, ognuno dà il suo contributo. E così anche il tanto disagevole tema della finanza pubblica, perché fondamentalmente, se il contributo è di qualità, se la sinergia c'è, anche la nostra finanza collettiva ne beneficia. Certo, ne trae giovamento, certo. Assolutamente sì. Ed oggi quindi dovremmo un po' guardare con occhi diversi anche alla nostra identità di paese. A me piace osservare quale sia stata la crescita in questo periodo dei messaggi pubblicitari e quale ne sia la qualità. Valorizzano il prodotto italiano, valorizzano le architetture italiane, le musiche italiane, che sono in tutto il mondo un riferimento. Mi piace pensare, sempre con un pizzico di campanilismo, che dovessero oscurare le bellezze dell'Italia, il resto del mondo rimarrebbe smarrito e al buio. Consentimi questo orgoglio. Molto bella e anche molto vera, molto recente come punto di vista. Sai che è stata una ricerca di Google che dice che in tutto il mondo la maggiore richiesta, se una persona deve fare un viaggio, la prima località che sceglie è l'Italia, in tutto il mondo. Quindi questo ti fa capire quanto quello che stai dicendo in realtà è molto reale. Sì, tra l'altro penso anche che il nostro contributo in un'ottica di globalizzazione che è inesorabile, il nostro terreno di corsa è un terreno mondiale, necessariamente, lo dicono i mezzi di comunicazione, lo dicono i mezzi di trasporto. Pensare di rinchiudersi, tanto più di fronte ad un'esperienza così spaventosa come è stata quella di una scelta necessitata quale quella attuale, ci suggerisce che lo scenario debba essere uno scenario mondiale. Ma noi crediamo che lo scenario non possa autoledersi pensando di essere omologato. Ciascuno deve dare il suo contributo, le sue qualità, esprimere le sue qualità, e in questo, secondo me, anche l'ottica europea, che abbiamo guardato con occhi così controversi in questo periodo e che non ci ha consentito di strizzare gli occhi ai nostri vicini di casa, debba essere assolutamente riragionata. All'interno di quest'ottica ognuno deve dare il suo contributo, ognuno deve poter fare ciò che è bravo a fare, e quindi, ahimè, mi tocca di essere ancora affezionato al merito e alle competenze. Assolutamente. Senti, rispetto proprio a quello che dicevamo, no? Un momento di difficoltà, guardando quello che potrebbe essere lo scenario economico dei prossimi 18 mesi, la situazione sarà molto molto complessa, non soltanto per quello che è il mercato interno, ma anche perché gran parte del nostro PIL si basa sulle esportazioni, e di fatto anche all'estero c'è un rallentamento, e questo naturalmente causerà un grave disagio proprio economico. Dal tuo punto di vista, quali potrebbero essere
le scelte da, diciamo, gli orientamenti da dover avere in questo momento per cercare, come diciamo prima, di salvaguardare noi come persona, prima come entità, come persona e poi come collettività. Allora, sicuramente un aspetto che è stato probabilmente trascurato in parte, è una mia opinione personale evidentemente, per ragioni di estemporaneità di quanto è accaduto, che peraltro va a collocarsi in un trend che non era già particolarmente favorevole né per noi come paese né per noi come membri della comunità europea e mondiale. E quello che però non possiamo trascurare sia mancato, e non è questo il momento per domandarsi dove stiano le responsabilità, tanto più guardare avanti significa anche dimenticarsi di guardare indietro, è la programmazione. La programmazione a qualunque livello. In questo purtroppo il nostro paese ha scontato delle grandi miopie e credo che il prossimo futuro, al netto della contingenza immediata e forse anche con lo sprone di questo momento, debba ripartire da una capacità di programmazione che innanzitutto ci valorizzi. In parte ci sarà probabilmente imposto dal fatto di incontrare dei limiti di sicurezza che consentiranno anche agli italiani di riguardare al proprio senza cercare l'estero necessariamente. Dopodiché il nostro sguardo dovrà essere puntato a valorizzare ciò che siamo per l'intera comunità mondiale, quindi ritrovare la qualità, ritrovare l'alimento per favorire la circolazione del nostro così tanto ammirato prodotto italiano. Anche se il termine prodotto non mi piace particolarmente, ma il prodotto può essere, come dicevamo prima, anche quello interno umano che si esprime in tutte le sue manifestazioni. Assolutamente. Tra l'altro, come ci dicevamo prima, il riconoscimento delle differenze mette il nostro cervello a comprendere cose diverse. Tu sai che c'è una massima frase che dice che al cervello piacciono le cose simili ma impara dalle differenze. È proprio nella creazione di questa promiscuità che a volte nascono degli ibridi, dei sistemi di alto valore che possono essere generati poi per creare valore anche alla collettività. Che ne pensi? Ma io credo che questo sia un tema che vada pensato innanzitutto sul percorso formazione della popolazione italiana. In questo dobbiamo sicuramente fare uno scarto in avanti. Dobbiamo rivedere l'impostazione dei programmi formativi, dobbiamo anche saper valorizzare le attitudini individuali. Non è evidentemente un mio pensiero, ma è un pensiero che risale a qualche decennio fa, quando i nostri padri costituenti pensarono che andavano valorizzate le attitudini dei singoli. Poi i meccanismi anche forse economici o sociali hanno un po' penalizzato l'orientamento verso la propria attitudine di ciascuno. Io credo che si debba investire fin dal percorso scolastico inferiore in questo, guardando al futuro come integrazione, come valorizzazione dei singoli e dell'apporto che ciascuno in questo può dare. Io credo che anche il fenomeno discusso dell'immigrazione ci possa offrire molto. Vedevo nei giorni scorsi un filmato interessante in cui diverse etnie in lingua italiana che rappresentavano diversi mestieri dicevano che il mondo va avanti in questo momento così difficile anche grazie a loro. E la riflessione che mi è nata è stata quella che la dignità del lavoro consente integrazione, consente l'arricchimento da parte di tutti. Quindi io credo che il nostro movimento crede assolutamente nel fatto che si debbano valorizzare, al di là ovviamente delle provenienze e delle confessioni, le più grandi contaminazioni, come opportunamente dicevi tu, per arricchirci tutti insieme e riuscire a pianificare tutti insieme, senza che nessuno rimanga mai indietro. Questa è la grande verità. Il malcontento legato, al di là del profilo etico, che evidentemente è fondamentale e prioritario, però il fatto che qualcuno venga trascurato crea le basi perché tutti possiamo stare male. Ma fai una cosa, c'è una citazione di Jim Rohn, che è un esperto di management, che dice che siamo la media delle 5 persone che frequentiamo di più.
Per cui per poter aumentare il livello medio devi aumentare il livello di tutti i partecipanti al gioco. Ma difatti ti dicevo prima che la ricchezza della nostra quotidiana condivisione, che in questo momento ahimè è anche limitata a delle chat sempre più numerose, direi straripanti, nasce proprio da questo, cioè si scoprono possibilità di approfondimento che trasmettono un'energia straordinaria anche in un momento come questo, in cui direi che al di là dei profili caratteriali individuali, nella stessa giornata vedono momenti di umore positivo e momenti di umore meno positivo. Ci si aiuta, ci si ascolta, si scherza talvolta, ma con l'obiettivo sempre di darci qualche cosa. Ok, allora siamo arrivati al termine dei 21 minuti. Voglio ringraziarti veramente tanto per questa piacevole chiacchierata che abbiamo fatto insieme e questo momento di condivisione. Ringrazio io te. Anzi, ti strappo già un impegno per una puntata 2.0, magari quando la fase 2 sarà ampiamente partita, così magari possiamo dare una prospettiva e anche magari con la ripartenza, come dicevi tu prima, con tutte le vostre attività dal vivo che sicuramente hanno uno scambio di energie e di contaminazione molto molto superiore. Grazie ancora. Per me sono, auguro di poter avere la medesima energia a tutti, saremo lieti se vorrete conoscerci di più anche tramite il nostro portale meritocrazia.eu. Grazie, ricordo che ancora per tutto il mese saranno gratuiti webinar il lunedì sul miglioramento delle prestazioni individuali, dove lavoreremo sulla persona e su quelle che possono essere le caratteristiche, e il mercoledì sul miglioramento delle performance professionali, nel quale entreremo un po' più nel tecnico di quelle che sono le attività professionali e lavorative che svolgiamo. Grazie ad Andrea e vi auguro una straordinaria. Grazie a voi e complimenti per la tua trasmissione. Grazie Andrea.